Stanno per cominciare le canzoni travisate, annunciate tramite Twitter, o meglio, retweetate attraverso il nostro account ufficiale, con il bellissimo murales che campeggia evidentemente a Pianezza, in provincia di Torino, grazie a Giulia e al collettivo artistico che l'ha fatto. È bellissimo, ragazzi. E cosa c'è in questo murales? Noi tre con dietro tutto uno sfondo di medusine. Bellissimo, bellissimo, veramente. E pensate che è stato fatto su una chiesa del Settecento. Questa è la parte dentro, Sì. Sopra un affresco, a coprire un affresco del 300. Ma era un giotto, una roba. Ce ne sono tanti. È pieno di quelle robe lì. Scusa, disclaimer: era ovviamente una battuta. Prima che allora cominciamo con le travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it. Basta che l'oggetto contenga la parola travisate, giusto? Io rispondo a tutti. Rispondo a tutti, con un emoticon. Risponde a tutti, l'ho verificato. Allora, male, a volte male, ho mandato delle mail civetta e mi ha risposto. Quindi adesso bella idea. Previ, da chi cominciamo? Cominciamo da Loris Brogin, Green Day, Sex, Drugs and Violence. Segnalatore o segnalatrice nuova, mi sembra, giusto? Loris Brogin non sempre va a finire. Loris, perdone, non ho sentito. Loris. Segnalatore nuovo. Diciamo, è così, l'avrà fatte 3-4, insomma, okay. Abbiamo poi quelli seriali non che ci sono. Ne abbiamo date 17, una l'ho scelta. Okay. Allora, Billy J. Armstrong torna a casa da nonna dopo un estenuante tour. Billy, vieni a salutare nonna. Nonna, quanto mi sei mancata. Vieni qui, dice nonna Armstrong, che ti pulisco gli angoli della bocca col pollice. Schifo. Che odio. Hai fatto merenda? No, nonna. E infatti guardati che sei tutto sciupato. Vieni che ti ho preparato tante cose buone. Billy si affaccia in cucina ed esclama: omelette, peperoni, wow, là col brodo, uè! Omelette, peperoni con il brodo? Ma che roba è? Gioia arrivata, e poi Max Giorgi, Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. Mi controlli la faccia della Celine Lele? Si è già arrabbiata? Ha detto basta! 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 Ma basta! Prosecca indignato. Ma basta! Si sta slogando i medi, sappilo, brevi, proprio slogati. Bruce Springsteen fa un concerto all'Aquafan di Vostok, nell'Antartide, in agosto a temperatura 85 sotto. Ma il boss è così. Nonostante le condizioni proibitive, il boss sta in canotte e jeans. Per paura di ritorsioni, tutti i componenti della band mettono canotte e jeans anche loro, tranne Little Steven, che ha anche le fasce del dottor Gibbo. Quella sulla schiena, quella grossa sulla schiena. Patti Scialfa dice: Bruce, non starai esagerando, mi è venuto il cimurro non appena ho messo il naso fuori, permettici almeno di mettere una felpetta, fa freddo. Ma la felpetta no. Ma il boss sprezzante del pericolo percula la Patti dicendole: ha preso freddo lei. Ha preso freddo lei. E poi dice: hai dormito col chiule scoperto. Così. Lei scherza, la bullizza. E chiudiamo. Mauro. Mauro è nuovo. Stained, It's Been a While. Ballatoni. Oggi è tutto rock, è vero? Oggi è tropical, non è Chiamate Roma. Brianino chiede ad Aaron Lewis degli Stain: ma come ti trovi con Cianosa? Me ne parlare, dice Lewis. Da quando sono passato MN mi trovo molto meglio. Con Cianosa, ragazzi. No, te lo chiedo perché non so se ho fatto bene a firmare un contratto capestro dove devo rinunciare al 96% dei miei proventi futuri e passati, quindi retroattivo pure. Per non parlare dello Ius Prime Nocti. Noctis, non solo con la mia attuale moglie, ma anche con tutte le mie ex. Mi sembra un po' troppo, effettivamente. Mi hai convinto, non lo lascio. No, sei pazzo, quello ti rovina la vita. In che senso? E Lewis, senza farsi sentire, dice: le conseguenze sono orrende. Guardandosi circospetto in giro, capito se lo sente. Surrender. Senti, a proposito di conseguenze, il prossimo disco travisato sarà Goo Goo Dolls. Ammazza, dai, torniamo subito. Chiamate Roma, chiamate Roma. Bruno Risas per due che come noi. 8:43 su Radio DJ, 8:44 in questo istante, siamo precisi visto che oggi abbiamo parlato anche di numeri. I numeri ci dicono che ci aspettano altre
quattro travisate almeno, giusto? Previ, forse cinque, forse c'è addirittura dopo il prossimo brano un'ultima travisata. Ma corriamo, presto, 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 presto. Cavalli Acoustic Quartet, Goo Goo Dolls, Iris o Iris. Si vede che ci ascoltano molto attentamente perché l'abbiamo passata la settimana scorsa, sì. Giusto? John Erzesnik, sì. Si chiama dei Goo Goo Dolls, deve tenere insieme una band che perde i pezzi. Il batterista gioca a Candy Crush, il bassista guarda il cantante misterioso sull'iPad, il chitarrista fa le storie mentre fa unboxing con le zuppe di farro. Tutto questo. Oh, guardate cosa mi è arrivato! Unboxing, c'è del farro. Tutto questo mentre suonano. Ah, suona. Cazzo, ragazzi, però se continuiamo così, tanto vale chiudere. Vabbè, cosa sogniamo? Bisogna fare cuore matto. Allegria. Come faceva, e dopo averlo ripetuto un miliardo di volte, Erzesnik, esasperato, dice: era do e otto volte si mi. Difficile. Vai, un do, poi no, è cuore matto. E dai, è facile. Lo sanno pure i sassi, dai. Do, otto volte, sì. Questa mi ha ucciso, ragazzi, ma è bellissima. Poi Michele Cecilia, Post Malone, Circles. Vabbè, la sentiamo, sì, la sentiamo sempre. Post Malone, era già travisata, mi sbaglio questa? No, sì. Forse l'altra, no. Post Malone è travisabile. No, sì, sì, mi dice il magister? No, dice no. Okay. Post Malone è un grande fan di Chiamate Roma, conosce in memoria il programma, canta le sigle, manda i WhatsApp, si fa maltrattare dalla Stellin alla quale per i file lunghi, certo. Alla quale ha chiesto un follow DJ, gliel'ha fissato per il maggio del 2023. Purtroppo posti in piedi, che dobbiamo fare? Tutto impazzisce per il dottor Lancia, non si perde un best, ma il mercoledì è il suo giorno, perché lui è fan numero uno di Danilo. Mentre porta i figli a scuola, zittisce tutti nell'abitacolo dell'auto urlando: la birrubrica è now. Ma secondo me la birrubrica no, dice. Sopra. Giudicate voi, giudicate. Noi l'avevamo fatta un po'. Sì, sentiamo, sentiamo. Ahi, vai, sentiamo. Proprio no, la rubrica è le cascano proprio le palle, si sente evidente. Questa gliela secondo me mercoledì piace, no, me piace. Adesso non dite che sono sempre io, agli atti, ok, andiamo avanti. Segnalatrice Giulia, Post Malone Circles. Post Malone è un grande fan di Chiamate Roma, conosce in memoria tutte le storie, canta le sigle, eccetera eccetera, impazzisce per il dottor Lancia, non si perde un mese, ma il mercoledì è il suo giorno perché è fan numero uno di Danilo. Anche quando ascolta l'ultima notizia della birrubrica, turbatissimo esclama: la birra vegan no. La birrubrica no, la birra vegan no. Questa c'è, questa c'è. La birra vegan, sono d'accordo, però non gli piace, però l'ascolta. Già non gli piace la birrubrica, poi mi parli di birra vegan. La birrubrica è l'incidente stradale, lo devi guardare. Cioè, non c'è niente da fare. Max Giorgi, Slipknot, The Devil in Eye. Ma addirittura. Siamo sicuri che sono gli Slipknot? Sì. Corey Taylor degli Slipknot. Non mi sa di tutti. Si sono un po' pizzati. Si sono ammorbiditi. Corey Taylor degli Slipknot parla ai nipotini dei suoi tempi. Cari bambini, ai tempi miei mica c'era il rap, la trap, il computer, internet, Instagram, gli aerei moderni, i Pix, i Nix, i Fast Fares, i Cepers, i lacci delle scarpe. C'erano le nappine sui mocassini. I capelli all'umbertina, i punks. Ai tempi miei prendevi la bici da cross. Discorsi che abbiamo sentito. Ai tempi miei era bicicletta, ci mettevi un pezzo di carta e faceva e pensavi di avere la motoretta. Infatti prendevi la bici da cross, andavi per i campi a rubare le angurie, il contadino se ti sparava la sale sul culo, e mica c'era il Netflix e l'Amazon, lo Sky in prima fila, e c'era un solo canale. Oh, è impossibile
incredibile, nonno. Cosa vedevate? Un solo canale. E nonno Taylor, con l'occhio lucido di chi rimembra un remoto passato con un filo di voce, dice: si vedeva la Rai. Si vedeva la Rai. Rai. Si vedeva la Rai. Si vedeva la Rai. Allora, vediamo se facciamo in tempo, ma dovremmo riaprire con Six Feet Under. Mi dispiace ragazzi, rock, metal. Va bene, va bene. Dua Lipa, Don't Start Now, le 8.51 su Radio DJ. Il Previ ci ha promesso la numero uno delle travisate di oggi, che è segnalata da The Matthew. Il Matteo. Six Feet Under, Burning Blood. Ho perso 20 flash. Su quel tavolo lì. Ce li ricordiamo. Sì. Mi aspetto Car Brave che faccia un duetto con loro. Due, tre, venti flash. Okay. Chris Barnes dei Six Feet Under compra una stamberga sulle colline di Hollywood. Caso più unico che raro. Sono tutte case belle. Ha tre stanze e un solo bagno, non ha gli allacci alle utenze. Tipo dell'agenzia dice: signor Barnes, adesso la vede così, ma lavori un po' di fantasia qui, eh? Sì, ma 12 milioni di dollari sono tanti. Allora, signor Barnes, le voglio dire la cosa che la convincerà definitivamente. Mi ascolti, signor Barnes? Sì. Questa casa ha pure il soffitto. Galvanizzato da questa scoperta, telefona al resto della band esclamando: io c'ho il soffitto in casa. Io ho una casa. Bravo. Ma come hai fatto? Senti adesso, c'ho una casa. Bravissimo la commissione Lancia Prevignano, ma bravissimi i nostri segnalatori. Grazie a Patrizio, grazie a Franco Russo, grazie a Stellin. Torniamo puntuali domani alle 700. Buon lunedì da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Linea Fabiolo, ciao a tutti, a domani. Ciao.